Solo qualche anno fa sembrava impossibile affrontare una squadra di caratura internazionale. Oggi invece siamo al cospetto della squadra più titolata d'Italia, l'Orizzonte Catania. Una compagine che dal 1985 ad oggi ha conquistato 19 scudetti, di cui 15 tutti di fila, senza dimenticare le 8 Coppe dei Campioni e la Supercoppa d'Europa. Le siciliane, sulla cresta dell'onda per 30 anni, hanno deciso di rifarsi il look e vestire un abito meno pregiato, ma pur sempre di valore. Il nostro Sette Rosa è chiamato ad un'impresa per dare un seguito alle due vittorie consecutive ottenute contro due pretendenti alla salvezza. Serve vincere perché dopo questo match ci aspettano trasferte insidiose. Vincere può significare fare un passo decisivo verso la salvezza. Vincere può essere un messaggio alle nostre antagoniste. Forza ragazze, guardate le vostre avversarie negli occhi, senza paura, senza timori. Un'intera città è al vostro fianco, che abbia inizio Città di Cosenza to be seeder, Orizzonte Catania. E la fase pre-match con le squadre che effettuano il riscaldamento. Dopo 22 giorni la Città di Cosenza to be seeder ritrova l'acqua amica per la prima giornata del girone di ritorno. Un'altra nobile della pallanuoto italiana al cospetto del nostro Sette Rosa. Per la prima giornata di ritorno della Serie A1 femminile alla piscina olimpionica di Campagnano è di scena l'Orizzonte Catania. Scudetti, Coppa dei Campioni e Supercoppa Europea per un totale di 28 trofei in 30 anni di storia. Mai un club in Italia è riuscito a ottenere i risultati della compagine siciliana. Oggi Cosenza ospita le migliori, anche se la classifica recita un altro copione. Serve un'impresa, una grande impresa. Prepariamoci allora ad un grande match. Pochi secondi e sarà partita tra poco. Piscina olimpionica di Cosenza, un cordiale buon pomeriggio da Piero Bria. La decima giornata del campionato di Serie A1 femminile. Si affrontano la Città di Cosenza to be seeder e l'Orizzonte Catania. Le nostre avversarie con l'accappatoio bianco e strisce rosso e blu, noi invece rigorosamente con l'accappatoio blu scuro e lo stemma dai sette colli alle nostre spalle della Città di Cosenza. Ma andiamo con le formazioni. Iniziamo dalle nostre avversarie. L'Orizzonte Catania che schiera con la calottina numero 1 Karina Arache, 2 Emily Greenwood, 3 Agnese Di Stefano, 4 Giorgia Amedeo, 5 Tania Di Mario, 6 Roberta Grillo, 7 Valeria Palmieri, 8 Claudia Marletta, 9 Francesca Musumeci, 10 Giulia Aiello, 11 Isabella Riccioli, 12 Sofia Lombardo e con la calottina numero 13 Schillaci. Allenatore della squadra siciliana Miceli Martina. Ed ora tocca al nostro Sette Rosa, lo sentite anche dal pubblico che è qui in tribuna, di incitare le nostre ragazze, il nostro Sette Rosa. Calottina numero 1 Divina Nigro, 2 Giusy Citino, 3 Benedetta Garritano, 4 Rita De Mari, 5 Noemi Vitaliti, 6 Blanca Gil, 7 Alessia Marani, 8 Carolina Nicolai, 9 Zoe Arancini, 10 Sara Zaffina, 11 Roberta Motta, 12 Agnese D'Amico, 13 Angela Manna, allenatore sul piano vasca Andrea Posterivo, arbitri dell'incontro Luigi Barletta di Pozzuoli e Filippo Gomez di Napoli. Sarà una grande sfida, dobbiamo fare a meno di Martina Gallo, anche di Veronica De Cui al loro posto, Garritano e Zaffina sono queste le due novità che presenta quest'oggi Andrea Posteriva. La prima giornata del girone di ritorno all'andata hanno avuto la meglio le siciliane, che però noi abbiamo battuto in Coppa Italia. Sarà insomma una sfida tutta da vivere, pochi secondi e sarà match quello vero, a tra poco. Tutto pronto per l'inizio della sfida tra Città di Cosenza to be seeder e Orizzonte Catania. È la decima giornata del campionato di Serie A1 femminile. Attacchiamo da destra a sinistra della nostra postazione in calottina bianca, in calottina blu invece le nostre avversarie. È pronta per la prima contesa di questo match
per il nostro sette rosa, Carolina Nicolai. Tutto pronto, l'ok del direttore di gara, sono 6 punti che dividono le due squadre, 6 Cosenza, 12 Orizzonte Catania, una partita in meno per le siciliane che hanno la meglio con l'esperta Tania Di Mario sulla prima contesa che dà la possibilità di fatto a Catania di giocare il primo pallone con la Greenwood, sfera che arriva in una zona dove è pronta a ricevere la Marletta, poi la Di Mario provano a cercare una soluzione utile per mettere in moto la Palmieri, ancora Di Mario per Marletta, il nostro pressing non dà la possibilità alle nostre avversarie di arrivare con facilità dalle parti di Vina Nigro, c'è un gol ma viene annullato, si resta sullo 0-0, iniziata da poco la gara, pochi secondi, nostro primo pallone sul versante d'attacco gestito da Noemi Vitaliti, subito al cambio fronte per la Nicolai, poi Giuse Cetino che prova a liberarsi, viene fermata probabilmente in maniera fallosa, chiusa da la Greenwood con l'aiuto anche di Sofia Lombardo che riconquista il pallone. Tania Di Mario va a gestire la sfera, è lei che detta i ritmi in questa prima fase di gioco, il pressing della Nicolai su Tania Di Mario che prova una verticalizzazione buona lì dove la Palmieri non riesce a gestire il pallone a causa del fallo di Agnese D'Amico e ci sarà il primo tiro di rigore della gara per le nostre avversarie, vale a dire per l'Orizzonte Catania. Vi ricordo i due arbitri del match, nel frattempo seguiamo la Di Mario che conclude, conclusione perfetta all'angolino dove non può arrivare Divina Nigro, Tania Di Mario, la prima firma di questo match per il vantaggio dell'Orizzonte Catania qui a Cosenza, Cosenza 0, Catania 1, la firma su tiro di rigore di Tania Di Mario. Si ritorna a giocare con la Zaffina in acqua al posto della D'Amico, pallone per Noemi Vitaliti, veniamo da due vittorie consecutive, vincere oggi è fondamentale, darebbe un segnale inequivocabile alle altre due pretendenti alla salvezza, Cosenza vuole chiudere i giochi prima possibile, discorso salvezza, può farlo, ha i mezzi per farlo, la Vitaliti centrale per la Cetino che non riesce a girarsi, c'è il fallo su Giusi, lo vede il direttore di gara, c'è la prima espulsione per Catania della numero 2 Emily Greenwood, prima superiorità anche del match per la Tubisider Cosenza, si va sull'asse Vitaliti, Motta, ancora Vitaliti, poi la Arancini, pallone per la Nicolai e la conclusione da parte di Noemi Vitaliti con Karina Race che riesce a fermare il pallone, a bloccarlo e dare la possibilità alle sue compagne di imbastire nuovamente un'azione d'attacco. 1-0 Catania, è cominciato da pochi secondi il match con Catania ora che sul versante sinistro d'attacco prova a gestire il pallone con la Grillo, all'indietro la Greenwood, poi la Di Mario, ancora il pressing di Carolina Nicolai con il pallone che arriva dalle parti della Lombardo, è bravissima, davvero sontuosa in fase di chiusura Noemi Vitaliti, ripartiamo subito sull'asse Nigro Motta, attenzione a Roberta Motta, prova a sfondare, lei sì che è alla conclusione, non lo fa, va a scarico per Sara Zaffina, c'è il movimento della Vitaliti, lo vede la Zaffina, la Vitaliti frena e ritorna nuovamente da Sara Zaffina in posizione centrale, da lì Sara può avanzare e far male, non lo fa, il suggerimento, ottima l'idea per Zoe Arancini che va alla conclusione di prima intenzione, pallone che però viene bloccato dal portiere avversario, immediatamente siamo già dalla parte opposta con Tania Di Mario, le sue bracciate, arriva fino a metà campo il passaggio poi per Marletta, nuovamente Di Mario, c'è Lombardo in zona che si fa vedere, la Vitaliti, anzi la Nicolai la guarda a vista, la Lombardo riceve proprio in questo istante il pallone, un po' lungo, deve indietreggiare, attenzione perché ha 0 secondi e quindi non riesce a concludere, perde l'occasione Catania, ci dà la possibilità di poter ripartire con Divina Nigro, pallone profondo in zona Vitaliti, addomestica la sfera Noemi, va immediatamente al cambio fronte da destra a sinistra, Zoe Arancini riceve, va al cambio anche lei in posizione 1, riceve Roberta Motta, vediamo se ci prova da lì, non lo fa, non se la sente la Vitaliti per la Zaffina, abbiamo 15 secondi da sfruttare al meglio, Sara Zaffina, il pallone morbido per Carolina Nicolai che va a concludere alto sopra la traversa, ci ha provato dal lato non buono Carolina,
dal lato buono, scusate, Carolina Nicolai, ma non è riuscita ad inquadrare la porta, quindi si resta sempre sull'1-0. Si riparte nuovamente da Catania con la Lombardo che va a gestire il pallone largo. A ricevere Tania Di Mario, lei in posizione 1 ora, si è scambiata con la Lombardo, c'è il movimento della Marletta centralmente, anche la Palmieri che prova a cercare un pallone utile, va a scarico invece la Di Mario, poi arriva in zona Palmieri il pallone, non riesce la numero 7 a liberarsi, a divincolarsi dalla marcatura della Zaffina. Vede tutto il direttore di gara, c'è l'espulsione, la seconda, anzi la prima superiorità per la squadra ospite. In occasione della prima espulsione c'è stato il tiro di rigore trasformato da Tania Di Mario e che ora per il momento sta facendo la differenza. Bravissima Zoe Arancini a leggere bene il passaggio in orizzontale della Marletta a riconquistare il pallone. In vasca ora anche Blanca Gil, la spagnola che deve darci una grande mano, fino ad ora è stata determinante nelle due vittorie. Motta, Vitaliti, da gestire 9 secondi ragazze. Blanca Gil, posizione centrale, pallone nuovamente per Noemi Vitaliti, 4 secondi, conclude Noemi, centrale, dando così la possibilità all'estremo difensore avversario di bloccare in due tempi il pallone. Si resta sempre sull'1-0, 3 minuti, 20 secondi dalla fine di questo primo quarto, Cosenza è sotto 1-0, la firma della Di Mario su tiro di rigore per il vantaggio delle siciliane. Giochiamo contro una delle squadre, se non la squadra più titolata d'Italia. Attenzione ora a questa conclusione morbida sulla traversa da parte della Marletta che ha provato, anzi da parte della Grillo che ha provato a sorprendere Divina Nigro, la traversa le ha detto di no e allora si riparte da Blanca Gil. Il movimento di Carolina Nicolai a sinistra, Roberta Motta un po' in ritardo, siamo sul versante d'attacco, ora proviamo con Zoe Arancini a dettare i tempi del gioco, poi Roberta Motta, abbiamo 9 secondi a disposizione per provare a concludere, la finta di Roberta, lo scarico per la Vitaliti, poi Zoe Arancini, da lì Zoe può far male, vediamo se conclude, lo fa, la Di Mario ci mette la manona per dirle di no, abbiamo però altri 30 secondi perché sulla deviazione la più lesta è stata Roberta Motta. Abbiamo però perso l'attimo giusto perché pensavamo ad una ripartenza che non c'è stata e allora possiamo gestire nuovamente un pallone in attacco con 16 secondi a nostra disposizione. La Vitaliti cambia gioco per la Nicolai, Carolina che conclude e prende in pieno volto la Arache e quindi si riparte nuovamente da possesso palla Catania, scintille tra Tania Di Mario e Giusy Citino. La Di Mario però con le sue bracciate riesce a conquistare non solo metri ma anche l'uomo in più, poi alla fine ci pensa la Nicolai in diagonale ad andare a chiudere, c'è un fallo in attacco da parte della Palmieri su Blanca Gil. Veniamo dalla vittoria di Roma contro la SIS e da quella in casa contro Firenze, poi una pausa, vedremo se oggi è stata a salutare o meno per la squadra di Andrea Posterivo che deve fare a meno oggi di Martina Gallo e Veronica De Cuia rispetto al 13 dell'ultima gara, conclusione da parte della Vitaliti con Lara che è stata brava a deviare la sfera sulla traversa, pallone che poi è terminato sul fondo, si riprenderà con possesso palla Tubisider, siamo sotto 1-0 ma siamo noi a fare la partita. Blanca Gil centralmente per Giusy Citino, si aiuta Giusy, niente da fare, fallo in attacco, si riparte nuovamente da possesso palla Catania, 1 minuto 27 secondi alla fine di questo primo quarto. Si è giocato su buoni ritmi con Catania davanti per il momento a decidere, è un rigore di Tania Di Mario. Aveva intuito il fendente della Di Mario, Divina Nigro, mentre ora c'è il time out richiesto dal direttore di gara, dal tecnico dell'Orizzonte Catania col direttore di gara che ha immediatamente fatto ampi gesti, time out e quindi pochi secondi per i due tecnici per dare così le giuste indicazioni alle proprie ragazze. Giocheremo senza Giusy Citino, quindi in inferiorità, mentre il tecnico dell'Orizzonte Catania, Martina Micelli, catechizza le sue ragazze. Martina Micelli che è un ex pallanuotista, vincitrice, lo ricordiamo, della medaglia d'oro ai Giochi Olimpici di Atene del 2004. Iniziò a giocare al Casal Palocco di Roma dal 1988 al 1990, ovviamente in Serie A, poi tante vittorie fino
a prendersi la panchina di Catania, la squadra più titolata d'Italia. Seguiamo questa azione. La Marletta, la Lombardo, poi la Di Mario, nuovamente, anzi la Grillo che va a gestire questo pallone. Lo scarico nuovamente per Tane Di Mario, di prima per la Marletta, poi la Grillo nuovamente. La Marletta vuole un passaggio comodo per Tane Di Mario, nuovamente la Grillo. 18 secondi a loro disposizione, vogliono sfruttare l'uomo in più. La conclusione centrale da parte della numero 11, vale a dire Sofia Isabella Riccioli, con la parata in due tempi da parte di Divina Nigro. Siamo già sul fronte opposto, 30 secondi alla fine di questo primo quarto, 10 invece i secondi a nostra disposizione per provare a concludere. Zio Arancini, 4 secondi, dobbiamo provare a concludere ragazze. Roberta Motta non lo fa, allontana il pallone, non se la sente di rischiare Roberta Motta, non vuole dare però neppure la possibilità di una ripartenza alle nostre avversarie e quindi allontana il pallone, consentendo di fatto a lei e alle sue compagne di poter rientrare in posizione e attendere in zona l'orizzonte Catania. Tania Di Mario, su di lei Roberta Motta. Mancano 5 secondi. Il pallone che arriva dalle parti della Riccioli, che conclude, è a un secondo dalla fine, anzi proprio in chiusura direi di primo quarto. Arriva la seconda rete di Catania proprio sul finale con la firma di Isabella Riccioli. Tania Di Mario, Isabella Riccioli per il vantaggio di Catania, 2-0, si chiude il primo quarto. È stato di sicuro un primo quarto che ha visto la Tubisider Cosenza fare molto gioco, costruire molto, ma essere poco cinica sotto porta, soprattutto a livello di conclusioni, non siamo riusciti ad impensierire il portiere avversario. Per il momento è tutto, finisce il primo quarto, Catania davanti 2-0, pochi secondi e ci sarà l'inizio del secondo quarto tra poco. Tutto pronto per l'inizio del secondo quarto, attacchiamo sempre da destra a sinistra della nostra postazione in calottina bianca. La prima contesa è stata appannaggio della squadra avversaria dell'Orizzonte Catania, in questa seconda sarà Alessia Marani a contendersi il primo pallone di questo secondo quarto. Andrea Posterivo, occhiali da sole, guarda le sue ragazze, alla seconda contesa Alessia Marani, sempre contro Tania Di Mario, è un fulmine alla Di Mario, c'è poco da fare, vince il secondo. La seconda contesa di questo match, così come era stata per la prima, la Di Mario è arrivata nella prima circostanza prima di Carolina Nicolai, ora prima di Alessia Marani. Direttore di gara chiede il pallone da parlare con le ragazze. C'è stata probabilmente i giudici, va a colloquiare con i giudici. Vi ricordo il punteggio, Cosenza sotto 2-0 contro l'Orizzonte Catania, la firma di Tania Di Mario su tiro di rigore e poi in chiusura proprio di primo quarto è arrivato il raddoppio di Isabella Riccioli. Abbiamo in quella circostanza aspettato troppo nella chiusura, la Riccioli ha potuto prendere la mira e battere in diagonale Divina Nigro. Dal lato buono Isabella Riccioli è riuscita a capitalizzare al meglio una delle poche occasioni, del resto la Riccioli non ha giocato molto sul finale di gara, è stata inserita dal tecnico Martina Miceli e alla fine è riuscita a battere Divina Nigro. Il direttore di gara, dopo aver colloquiato con i giudici, è pronto a ridare il pallone alle ragazze e si ritornerà a giocare con possesso palla per l'Orizzonte Catania, che è davanti 2-0. Fino ad ora un tiro di rigore, una superiorità per Cosenza, una superiorità per Catania, nessuna delle due squadre è riuscita a sfruttare la superiorità. Tania Di Mario in possesso del pallone, il pressing della Marani che non la molla, la Di Mario gioca un buon pallone in orizzontale, dove a riceverlo c'è la Marletta, subito per la Grillo, il fallo su di lei della Vitaliti e poi la Grillo con un siluro batte la Nigro. Anzi no, è stato annullato, quindi si resta sul 2-0. Irregolarità in attacco della squadra siciliana. Cosenza che va ad imbastire un'azione d'attacco con la Gel per Roberta Motta.
dobbiamo trovare coraggio e provare a concludere. La Motta lo fa, non riesce però a superare l'estremo difensore avversario e quindi si resta sempre sul 2-0 Catania. Tania Di Mario allarga il gioco per la Lombardo, prova a sfondare e brava la Marani in chiusura. La Lombardo va a scarico nuovamente per la Di Mario, su di lei c'è la Citino, addomestica la sfera la Di Mario, a contatto con la Citino, prova a liberarsi e a ritrovare un pallone con verticalizzazione dalle parti della Palmieri che viene fermata da Blanca Gil. Per ora Blanca Gil sta facendo una grande partita, soprattutto in fase difensiva. La Palmieri non riesce quasi mai ad entrare in azione. Giussi Citino in mezzo a due, prova a liberarsi, c'è il fallo, secondo il direttore di gara porta il pallone sott'acqua e quindi si riparte nuovamente da possesso palla Catania. La Di Mario nuota e con le sue bracciate conquista metri sulla Citino, gioca un pallone in zona Marletta, di ritorno per la Di Mario, prova ad accelerare i tempi della propria azione d'attacco Catania. La Di Mario viene infastidita in questa circostanza alla Citino, continua a ragionare, lei la mente della squadra, il resto è lei la punta di diamante di Catania. Di Mario ha vinto tanto, è stata protagonista del sette rosa italiano. Ancora Tani Di Mario, c'è il fallo in attacco, si può ripartire con Cosenza che recupera il pallone, lo va a gestire Divina Nigro, uno sguardo alle sue compagne, centralmente per Blanca Gil, ragiona Blanca, fa allargare le proprie compagne, al servizio per Noemi Vitaliti, le dà fastidio il sole, riesce comunque al cambio campo per la Marani, poi la Citino non riesce nuovamente a liberarsi, chiusa da due ragazze della Catania, vale a dire la Greenwood e la Riccioli, e si riparte nuovamente da Tania Di Mario. 5 minuti 37 secondi alla fine di questo secondo quarto, vede sempre Catania davanti 2-0. Nessuna rete sino ad ora in questo secondo quarto, soltanto nel primo le firme di Tania Di Mario su tiro di rigore e quello di Isabella Riccioli in chiusura di primo quarto. Attenzione a questa azione con conclusione da dimenticare per la Greenwood che si è liberata in posizione 5, è andata immediatamente a concludere, non ha inquadrato la porta. Riparte però Cosenza, siamo già dalla parte opposta, Noemi Vitaliti, piroetta per Noemi che va a deludere l'intervento in pressing della Greenwood, pallone a scarico per Blanca Gil, vediamo da lì Blanca se ci prova, lo fa, va ad accarezzare il palo alla destra dell'Arache, ma c'è stata una deviazione del portiere avversario, allora si riparte nuovamente da possesso palla città di Cosenza Tubisider, sempre Catania davanti 2-0 su Cosenza. Zoe Rancini, Blanca Gil chiama la sfera e la riceve Roberta Motta, il movimento nuovamente di Blanca Gil, pallone per Alessia Marani, il pressing della Lombardo su di lei, la Marani si divincola della marcatura, va centralmente a servire la Citino, c'è il fallo su Giussi Citino, lo vede questa volta il direttore di gara, il fallo della Grillo con orizzonte la Grillo che dà la possibilità a Cosenza di poter sfruttare la seconda superiorità. E allora Andrea Posterivo vuole sfruttare al meglio questa superiorità chiamando a sé le sue ragazze e cercando di catechizzarle al meglio per sfruttare l'uomo in più e accorciare le distanze a 4 minuti 55 secondi dalla fine di questo secondo quarto. Catania, lo ricordo, è davanti 2-0, Tania Di Mario sul tiro di rigore e Isabella Riccioli, fino ad ora sono queste le firme in un match dove Cosenza soprattutto nel primo quarto ha cercato di fare la partita, ha giocato su buoni ritmi al cospetto di una formazione titolata come Catania, anche se dopo tanti anni sulla cresta dell'onda le siciliane ora hanno tirato un po' il freno, decisioni queste che ovviamente danno la possibilità anche di fatto di dar spazio a ragazze più giovani, alla crescita di un settore giovanile importante come quello siciliano. Seguiamo però quello che sta accadendo in acqua con la superiorità, la seconda in favore della Tubisider Cosenza. Marani, Arancini, Blanca Gil, attenzione dalla parte opposta, la Vitaliti nuovamente per la Arancini, poi la Marani, attenzione Alessia da lì, può concludere, lo fa sulla traversa, ancora Cosenza che può nuovamente imbastire un'azione d'attacco, la Citino come un falco è andata a far su il pallone, poi spreca tutto la Marani che forza una conclusione totalmente da dimenticare, pallone che termina alto sopra la traversa della porta difesa da Karina Racche, quindi si riparte nuovamente da Catania, attenzione perché provano a prenderci di sorpresa.
e guadagnano di fatto il secondo tiro di rigore per un fallo di Noemi Vitaliti in chiusura. Era in ritardo Noemi e quindi ci sarà il secondo tiro di rigore in favore delle nostre avversarie. Tania Di Mario contro Divina Nigro, la conclusione della Di Mario vincente, spiazza questa volta la Nigro e quindi doppietta per Tania Di Mario per il momento, miglior realizzatrice della gara, 3-0 per la squadra di Martina Miceli. E Andrea Posterivo che cambia fuori, Alessia Marani dentro con la calottina numero 3, Benedetta Garritano. Si gioca Blanca Gil a gestire il pallone, Noemi Vitaliti. Espulsione, vediamo un po', espulsione della numero 6, Grillo. Si gioca, la Grillo ci dà la possibilità di avere la nostra terza superiorità. Zoe Arancini, Benedetta Garritano, Noemi Vitaliti, di ritorno, vediamo se riesce, ce la fa a servire nuovamente la Garritano. La Garritano perde l'attimo buono, voleva fintare una conclusione per ritentare poi il passaggio, lo fa ora la Vitaliti per l'Arancini, Zoe Arancini, Cosenza 1, Catania 3, la conclusione dell'australiana Zoe Arancini, brava a trovare il varco giusto per battere l'estremo difensore avversario. Cosenza che si rifà sotto, ritorna sul meno 2. Cosenza 1, Catania 3, la Di Mario a gestire il pallone per la Marletta nuovamente, si gioca molto su quest'asse, la linea di passaggio è quella Di Mario, Marletta e poi larghe da posizione 1 a 5 la Lombardo o la Grillo. Attenzione alla Di Mario, prova a fare tutto da solo, da sola, va poi allo scarico per la Marletta, conclude sul palo, pallone che sbatte sull'esterno del palo alla destra della Nigro e termina sul fondo. Riparte Cosenza, 3 minuti 24 secondi, profondo il passaggio per la Marani, la palomba di Alessia Marani, un gol alla Marani per il 3-2 Cosenza. Siamo ancora sotto, ma questa volta però siamo riusciti in un minuto a segnare due reti di fatto, riaprendo un match che Catania voleva chiudere già dopo due quarti. Arancini Marani, anche se va dato merito alla Vitaliti di aver trovato una linea di passaggio in verticale precisa che di fatto ha tagliato fuori tutta la difesa di Catania. Ed ora Cosenza è nuovamente ad un passo dal gol del pareggio. Attenzione a questa azione con la Palmieri che commette fallo sulla D'Amico, si può ripartire dalla Nigro. Pallone per la Vitaliti, questi due gol probabilmente hanno dato coraggio a Cosenza che ora prova a far male sull'asse Vitaliti Arancini, pallone largo, lì dove riceve la Garritano, non è lato buono per Benedetta che va a scarico per la Vitaliti, nuovamente per la Arancini, 14 secondi a sfruttare, Noemi Vitaliti, la traversa le dice di no, era andata a concludere con un fendente preciso, alla fine però la traversa ha detto no a Noemi Vitaliti. Lei siciliana sente anche questo match, Noemi. Seguiamo questa azione con Tania Di Mario, pallone per la Palmieri che prova a far giocoliere, niente da fare però, il pallone non passa, si riparte nuovamente da Cosenza, stiamo difendendo ora davvero la grande, Noemi Vitaliti, fallo in attacco di Giusy Citino e allora possesso palla che ritorna a Catania, Cosenza 2, Catania 3, 2 minuti, 9 secondi alla fine di questo secondo quarto, si è riaperto tutto nel giro di un minuto grazie a Zoe Arancini e Alessia Marani, ma una grande gara la stanno facendo anche Blanca Gil e Noemi Vitaliti, ma tutte in questo momento si stanno impegnando al meglio, anche Giusy Citino, mentre ora conclude la Palmieri alta sopra la traversa e allora si riparte da possesso palla Cosenza, Divina Nigro per Benedetta Garritano, riceve Benedetta immediatamente profondo, lì dove va a ricevere Noemi Vitaliti, ragiona con il pallone tra le mani Noemi, la Garritano, la D'Amico, nuovamente la Garritano, poi la D'Amico,
prova a liberarsi Agnese, c'è il fallo da parte della Sofia Lombardo e quindi quarta superiorità per Cosenza. Vitaliti, D'Amico, Arancini, facciamo girare il pallone con 16 secondi a disposizione, Agnese deve restare calma lì, deve attendere il momento giusto perché mancano ancora 15 secondi e invece va a sprecare un pallone ed ora ad 1 minuto e 6 secondi dalla fine. Martina Miceli chiama un time out per consentire alle sue ragazze di proiettarsi immediatamente alla ripresa proprio dalle parti del nostro portiere di Vinanigro ed entra nuovamente in acqua per quanto riguarda il nostro sette rosa. Rita De Mari che probabilmente, sì, ora prenderà il posto di una delle ragazze che al momento è in acqua, probabilmente vediamo un po' di chi, o di Alessia Marani o di Noemi Vitaliti che sembrano le due più vicine al momento ad Andrea Posteriva, ed è Noemi Vitaliti che esce dal suo posto, Rita De Mari, esce anche Alessia Marani ed entra Blanca Gil, fuori anche Zoe Arancini con il nostro set formato da Nigro, Gil, Marani, Marani resta in acqua, D'Amico, Nigro, Garritano e De Mari. Si gioca 1 minuto e 5 secondi alla fine di questo secondo quarto. La Di Mario a gestire il pallone con passaggio per la Greenwood, poi la Palmieri lotta con la Gil, riusciamo a conquistare il pallone con il direttore di gara che però ravvisa un'irregolarità. La Di Mario centralmente per la Palmieri, bravissima, immensa Blanca Gil. In fase di chiusura si sta sacrificando tanto, sta recuperando palloni, sta lottando e sgomitando con la Palmieri che a livello fisico sicuramente è messa bene, ma la Gil davvero sta mostrando anche lei i muscoli. Pallone per la Marani, cambio, Garritano, De Mari, conclude Rita, alto sopra la traversa. Forziamo quando non dobbiamo farlo, invece di cercare delle linee di passaggio utili per liberare al tiro qualche nostra bocca di fuoco. Ed ora dalla parte opposta c'è Catania che prova sull'asse Grillo Marletta a far male, ma nuovamente in fase difensiva siamo bravissimi in questa circostanza con Rita De Mari. Blanca Gil chiama il pallone alla Marani, la Gil prova a concludere a 2 secondi dalla fine, le dice di no l'estremo difensore catanese. Si chiude il secondo quarto e davanti Catania 3-2, ma attenzione perché Cosenza in un minuto ha cambiato le sorti del match di fatto, rifacendosi sotto e rimettendo tutto in equilibrio. Per il momento è tutto, pochi secondi e poi ci sarà l'inizio del terzo quarto con il cambio campo tra le due squadre tra poco. Tutto pronto per l'inizio del terzo quarto, attacchiamo da sinistra a destra della nostra postazione in calottina bianca, in calottina blu le nostre avversarie, Catania è davanti 3-2, terza contesa del match, le prime due appannaggio della squadra avversaria, Carolina Nicolai contro Tania Di Mario che ancora una volta arriva prima. Tre contese su tre per Catania, tre contese su tre per Tania Di Mario che riesce ad arrivare prima delle sue avversarie dando la possibilità anche in questo quarto di giostrare il primo pallone. A contatto la Di Mario con la Nicolai, va a gestire il pallone, poi osa un passaggio rischiando molto, alla fine però arriva in zona Marletta nuovamente Di Mario, le teniamo al momento distanti dalla nostra porta, poi la Nigro fa una parata eccezionale su una conclusione a botta sicura della Palmieri. Con la mano destra devia il pallone sulla traversa, provvidenziale. Roberta Motta, Zio Arancini, centralmente per Blanca Gil. Passaggio errato, dà la possibilità a Catania di ripartire. 3-2 per le nostre avversarie. Parziali 0-2, 1-2, 2-1, scusate, con
Cosenza che nel secondo quarto è riuscita in un minuto a segnare due reti con Zoe Arancini, mentre ora viene fischiato un nuovo tiro di rigore, il terzo tra le proteste del pubblico. Conclusione della Di Mario, e Tania Di Mario fa 3 in questa gara, portando nuovamente sul più 2 l'Orizzonte Catania. Cosenza 2, Catania 4. Agnese D'Amico, dobbiamo provare a rischiare qualcosina, bisogna farlo però con cognizione, anche trovando la possibilità di liberare al tiro qualcuna delle nostre, mentre ora Lara Motta si inventa una conclusione fantastica, una palomba che va a spegnersi all'incrocio dei pali. Nulla ha potuto Karina Race per il gol che riporta Cosenza sul meno 1. La firma di Roberta Motta, dicevamo, bisognava osare, lo ha fatto la Motta, trovando il varco giusto per battere l'estremo difensore avversario. Australiana Karina Race nulla ha potuto, ed ora si riparte dalla Greenwood. Catania davanti 4-3, Cosenza che però non molla, al cospetto di una squadra che ci ha battuto nella prima giornata di campionato, mentre ora seguiamo questa azione con la Lombardo che finta la conclusione, vuole la Palmieri, andiamo bene in chiusura con la Vitality che prova a partire, attenzione a Noemi, c'è il fallo da parte della Di Stefano, espulsione, e allora ci dà la possibilità di poter sfruttare la quinta superiorità Roberta Motta, 25 secondi ancora lei, vediamo se può far male da lì, non se la sente, va a scarico per la Vitality, pallone per Blanca Gil, Zoe Arancini. Ancora Zoe Arancini per Noemi Vitality, non buono l'aggancio, poi Roberta Motta con la Race che riesce a bloccare il pallone, ha provato nuovamente la Motta nel giro di 30 secondi a far male con due reti, seconda circostanza non c'è riuscita, attenzione perché mentre la Motta rientrava le ha preso un metro la Greenwood, un metro fondamentale per segnare la rete del 5-3, prima personale per Emily Greenwood. Ci siamo fatte trovare impreparate sulla ripartenza. Blanca Gil, Zoe Arancini, siamo di nuovo però in zona d'attacco. Noemi Vitality, Blanca Gil. Giochiamo nuovamente con Blanca nel ruolo che ci ha consentito con Firenze di poter vincere una gara difficile. Espulsione ora della numero 2 Emily Greenwood, seconda per la Greenwood, alla prossima diventerà definitiva. Buono questo passaggio per una conclusione che non arriva da parte della Vitality, che non è riuscita ad agganciare il pallone a dovere. Blanca Gil, Roberta Motta. Attenzione a Roberta la mano calda, poi pallone per la Vitality, Vitality per Arancini, 7 secondi, ci prova l'Arancini, deviazione provvidenziale dell'estremo difensore catanese, si riparte con possesso palla Cosenza, 30 secondi a nostra disposizione, Roberta Motta, Noemi Vitality, Zoe Arancini, facciamo girare il pallone, Gil, Arancini, orizzontale per la Vitality, attenzione a Noemi da lì, non se la sente, poi Roberta Motta, conclude Roberta! E anche con l'aiuto della Marletta riesce a portare Cosenza nuovamente sul meno uno. La conclusione di Roberta Motta è stata deviata da Claudia Marletta e di fatto ha ingannato Karina Race, quindi Roberta Motta, seconda rete per lei, ci consente di ritornare sul meno uno, forza ragazze! Abbiamo la possibilità per sovvertire i pronostici, dicevamo ha avuto la meglio Catania all'andata 10-7, era il 4 ottobre alla piscina Scuderi di Catania, con Cosenza che ha iniziato quindi con quella sconfitta, poi sono arrivate una serie di sconfitte che
di fatto psicologicamente ci hanno segnato, poi però nel momento propizio lì dove dovevamo venire fuori al cospetto di altre pretendenti alla salvezza come la SIS Roma e come Firenze, abbiamo fatto noi la voce grossa e abbiamo dimostrato di avere grandi potenzialità, mentre ora c'è una conclusione sul fondo da parte della Grillo. Cosenza 4, Catania 5, 4 minuti, 19 secondi alla fine di questo terzo quarto. Noemi Vitaliti per Zoe Arancini. Blanca Gil. Catania si chiude a riccio, non vuole farci giocare. Attenzione ora a questo pallone in lacitino per la Vitaliti. Attende la sfera, ma non la domestica a dovere la Marani. Su di lei Tania Di Mario, 7 secondi, la Marani non tira, prova un passaggio per l'Acitino, c'è il fallo sull'Acitino da parte della numero 10, se non andiamo errati, dell'Aiello. Sì, così è, Giulia Aiello, prima espulsione per lei, sesta superiorità per la Tubisider Cosenza. Vi ricordo che Catania ha avuto a sua disposizione ben 3 tiri di rigore, tutti e 3 realizzati alla perfezione da Tania Di Mario. Esperienza allo stato puro per la Di Mario, che come dicevamo è il fiore all'occhiello di questa squadra, una squadra che ha una grande storia, la sua giocatrice più nota senza dubbio è stata Giusy Malato, autentica bandiera dello sport catanese, ma non solo, anche italiano e mondiale. Senza dubbio la Malato è stata la pallanuotista davvero di tutti i tempi, più forte di tutti i tempi. Tanti trofei, tante vittorie, tanti scudetti, Coppe dei Campioni, ma anche con la nazionale. Quante vittorie per la Malato. Attenzione ora a questa azione con Cosenza che attacca. La Gil in posizione 5 blanca. Zoe. Poi la Marani, conclusione centrale, ha provato Alessia Marani a far male, non c'è riuscita. 3 minuti, 31 secondi e Catania ad avere il possesso del pallone. Espulsione della Vitaliti. Espulsione della Vitaliti con Cosenza che fino ad ora ha commesso 5 falli. Catania che soffrisce della sua seconda superiorità in precedenza, 3 tiri di rigore realizzati da Tania Di Mario. Ora time out richiesto da Martina Miceli per sfruttare al meglio questa superiorità a 3 minuti e 25 secondi dalla fine del terzo quarto. Al momento il parziale dei tre tempi 0-2, 2-1, 2-2, testimonianza di come sia un match equilibrato, un match giocato davvero sul gol, che un gol può fare la differenza in questi tipi di gare. Al momento Catania la meglio, perché davanti 5-4, la Di Mario, la Marletta, Grillo, su di lei la Motta. Proviamo a non farle ragionare, a chiuderci, siamo in inferiorità, ve lo ricordo. La Marletta conclude, la traversa, ci dà una mano. E la Nigro poi fa suo il pallone. Provato la Marletta a sorprendere la Nigro, per fortuna la traversa ha detto di no, la numero 8 catanese. E si riparte da Alessia Marani per Roberta Motta, dentro anche Rita De Mari, Zoe Arancini, Roberta Motta, Marani, si fa vedere in zona Blanca Gil, la Marani conclude. Pallone che termina sul fondo e quindi si resta sempre sul 5-4. Tania Di Mario, attenzione perché in ritardo l'Acitino, e allora provano a sfruttare l'uomo in più con la Marletta che conclude, esaltando le doti di Divina Nigro. Attenzione a questo pallone profondo,
da parte della Marani per Giussi Citino. Attenzione a Giussi, può far male da lì, si presenta solo dinanzi al portiere la Citino, la traversa, le dice di no a colpo sicuro Giussi Citino. Ha avuto la palla per consentirci di ritornare in parità. Niente da fare, la traversa, così come qualche istante fa ha detto no alla Marletta, ha detto no anche a Giussi Citino. La Grillo, su di lei Zoe Arancini che riesce a fermarla, bravissima Zoe. L'australiana prova a darci la carica recuperando questo pallone. La Nigro per Roberta Motta, è partita vera, 1 minuto 50 secondi alla fine di questo terzo quarto, siamo sotto, meno 1, 5-4 davanti Catania. Rita De Mari, Roberta Motta, a spazio Roberta, va dietro per la De Mari, vediamo se prova a concludere, 7 secondi, la Motta, 5-5, ancora lei, Roberta Motta, terza rete personale, miglior realizzatrice insieme a Tania Di Mario che però ha segnato con 3 tiri di rigore. Roberta Motta trova il varco giusto e il sorriso delle compagne dice tutto per quello che è il momento di Roberta Motta, che ha sfruttato al meglio i pochi palloni che ha avuto a disposizione dal lato buono. 5-5, si ritorna in parità, tutto come era iniziato, come se nulla fosse iniziato. E allora abbiamo 1 minuto e 36 secondi in questo terzo quarto e poi l'ultimo quarto per cercare di vincere una partita fondamentale per il nostro cammino, fondamentale per il nostro obiettivo, fondamentale anche per il nostro futuro. Ed ora Catania va a gestire il pallone ad 1 minuto e 34 secondi dalla fine di questo terzo quarto. Che prova la Gil, prova a rubare il pallone ma il direttore di gara vede un'irregolarità, si ritorna a giocare con possesso palla Catania, il pallone da parte della Lombardo mette un po' in difficoltà la Di Mario che lo va a gestire comunque, giocandolo poi a scarico per la Di Stefano. Il movimento della Greenwood, su di lei c'è la Motta, la Greenwood va al cambio lato destro per la Di Mario che conclude, Nigro e traversa, le dicono di no. Possesso palla Cosenza che può ripartire, Divina Nigro per Rita De Mari, subito profondo, posizione 1, riceve Roberta Motta, la mano calda Roberta, dobbiamo sfruttarla, Rita De Mari rischia qualcosina, ritrova il pallone, Sara Zaffina, nuovamente la De Mari, c'è la Rancini che chiama il pallone, lo riceve, gioca di prima per la Zaffina, attenzione a Sara Dalli, attenzione a Sara Dalli che ci prova, pallone che termina sul fondo. Ha provato a sorprendere la Arace, niente da fare, si riparte da possesso palla Catania, 5-5 il punteggio, è gara vera e gara in bilico, si è in parità. 0-2, 2-1, 3-2, questi parziali in questi tre quarti di gioco. Tania Di Mario, 34 secondi alla fine, vuol far scorrere il cronometro Catania per sfruttare al meglio e liberare al tiro qualche bocca di fuoco. La Di Stefano, pallone per la Lombardo che dal lato non buono conclude con la parata da parte di Divina Nigro. Abbiamo 23 secondi, dobbiamo sfruttarli al meglio. Divina attende il movimento delle compagne, va a servire poi Rita De Mari. Attenzione a Rita, vuole e trova in posizione 1 Roberta Motta, 14-13 secondi a nostra disposizione, ma in realtà sono 10 perché tra 10 secondi finirà il terzo quarto. Blanca Gil si aiuta in maniera fallosa e quindi dà la possibilità a Catania di ritrovare il pallone, 7 secondi alla fine, 4 secondi, 3 secondi, siamo nel vostro cronometro, la Grillo conclude la parata della Nigro, 5-5, che partita, ultimo quarto, tutto da vivere qui insieme a noi, tutto in bilico tra Cosenza e Catania, 5-5, che partita, la Motta con le sue 3 reti ci ha riportato in parità, pochi secondi e ci sarà l'ultimo avvincente quarto di una sfida al momento indimenticabile tra Cosenza e Catania tra poco. Tutto pronto per l'ultimo quarto di questa vincente sfida tra Cosenza e Catania. Nuovamente da sinistra a destra attacchiamo in quest'ultimo quarto. Calottina bianca, calottina blu, le nostre avversarie. L'orizzonte Catania 5-5 con i parziali che dicono 0-2, 2-1, 3-2. Abbiamo giocato alla pari al cospetto di una grande squadra.
Ultima contesa, nuovamente la Di Mario, questa volta arriva un pelino prima della Marani e vince l'ultima contesa facendo di fatto 4 su 4 a livello di contese. Tane Di Mario, e lei ora a gestire il pallone sul pressing della Nicolai. 5-5, 7 minuti, 43 secondi alla fine di questa gara, di questa grandissima partita che ci vede giocare alla pari contro l'Orizzonte. Espulsione della Gil e quindi superiorità per la quarta per Catania. La Marletta, poi la Lombardo, gioca male il pallone, lo riprende alla fine, poi conclude la Marletta, concluso, convinta che il pallone fosse entrato, era pronta ad esultare. La Nigro invece lo ha deviato sulla traversa e il pallone che Divina è riuscita a ritrovare. Gioco di prestigio della Gil con passaggio per Motta, a scarico è pronta la Vitaliti. Nicolai, Blanca Gil, conclude Blanca, le dice di no il portiere catanese Karina Arace e quindi si rimane sul 5-5. Tania Di Mario per la Greenwood che prova nuovamente a far breccia prendendo un metro, ma questa volta ha a che fare con la Nicolai, che quando mette il turbo ce n'è davvero per pochi. Noemi Vitaliti, Carolina Nicolai, ritrova il pallone, ancora la Vitaliti, Blanca Gil centralmente, Giussi Citino! Dal nulla la Citino trova un pallone fantastico e lo spedisce in rete per il vantaggio, il primo vantaggio della partita per Cosenza. Sembrava essere andata sott'acqua, sembrava aver perso il pallone, invece no, lo ha ritrovato e ha battuto l'estremo difensore avversario per la rete del 6-5. Per la prima volta siamo davanti, abbiamo messo il muso noi davanti dopo che per un'intera partita Catania ha provato a far la voce grossa, ma Cosenza si è rifatta sotto grazie alle tre reti della Motta, grazie ad una grande prestazione difensiva di tutta la squadra, ma soprattutto di Blanca Gil, Zoe Arancini, Noemi Vitaliti, anche Carolina Nicolai sta facendo una grande gara. Ora la Palmieri viene chiusa, c'è secondo il direttore di gara un fallo e attenzione perché ci sono anche scintille tra la Palmieri e la Gil. Ci sarà un altro tiro di rigore, tra le proteste del pubblico, il fallo di Blanca Gil su Valeria Palmieri, le proteste del pubblico, le proteste anche della panchina asilana con Andrea Posterivo che non ci sta. Ed ora tutti a sperare che Santa Divina Nigro riesca questa volta ad ipnotizzare Tania Di Mario. Quarto rigore, quarto tiro di rigore per le siciliane, la conclusione è la rete della Di Mario, nuovamente da quel lato alla sinistra della Nigro. Tania Di Mario trova il varco per il gol del pareggio, 6-6, ma che partita! Catania davanti fino a pochi minuti fa, Cosenza che ha trovato con cuore, con caparbietà, con tenacia la rete del primo vantaggio, quello del 6-5 con la Citino, e ora Catania che si rifà sotto sul 6-6, la Vitaliti, gestiamo noi, ora un pallone importante, la Motta, nuovamente Noemi Vitaliti, si fa vedere dalla parte opposta Carolina Nicolai per Noemi Vitaliti, abbiamo 9 secondi, dobbiamo provare a concludere, sbaglia il passaggio Noemi e allora la Motta deve allontanare il pallone ad un secondo con la possibilità ora per Catania di ritrovare un pallone sul 6-6 a 5 minuti 25 secondi dalla fine di questa gara. A gestirlo nuovamente lei, la mente della squadra siciliana, Tania Di Mario. Di fronte c'è Giussi Citino, la osserva a distanza Giussi, prova a murarla, ad evitargli una linea di passaggio utile. Pallone che però arriva alle parti della Lombardo, che prova nuovamente a mettere in moto la Palmieri. Siamo perfette con il duo Gil Vitaliti a ripartire, a ritrovare un pallone che ci dà la possibilità di riversarci nella tre quarti avversaria, nei pressi della porta.
difesa da Karina Race, Zoe Arancini, Noemi Vitaliti, da lì Noemi può far male, vuole nuovamente Giosi Citino, il pallone è ottimo per Roberta Motta, vediamo se Roberta riesce a concludere, non ce la fa, perde l'attimo giusto, poi la Vitaliti nuovamente per la Citino che conclude, centrale la parata da parte della Race, 4 minuti 38 secondi, siamo noi il vostro cronometro, protesta il pubblico per un fallo, presumibile fallo, su una... delle nostre ragazze, attenzione perché la Citino molla la Di Mario che prova a sfondare centralmente, ancora la Di Mario conclude e la Nigro fa una grandissima parata evitando poi alla Greenwood che era in agguato di arrivare sul pallone, ci fa ripartire Divina Nigro, la sfera che arriva dalle parti di Noemi Vitaliti, nuota Noemi, guadagna metri, si ferma un secondo, dà uno sguardo alle compagne, c'è Zoe Arancini che richiama il pallone, viene servita nuovamente per la Vitaliti, c'è la Motta in posizione 1 che chiama la sfera, viene servita Roberta Motta, Noemi Vitaliti, centralmente per Giusy Citino, c'è il fallo su Giusy, lo vede il direttore di gara, il fallo della, vediamo un po', se non andiamo errati è la Marletta, così è, primo fallo è Claudia Marletta, sprechiamo. Sprechiamo un pallone e siamo costretti anche a fare a meno di Blanca Gil che aveva già due falli, viene espulsa definitiva e la conclusione poi della Grillo col palo a dirle di no insieme alla Nigro, siamo senza la Gil in questo finale, 3 minuti 30 secondi dentro Alessia Marani, pallone nelle mani di Noemi Vitaliti, Cosenza 6 Catania 6, una grande partita qui a Campagnano, Alessia Marani, 8 secondi ragazze, dobbiamo provare a concludere, 6 secondi, 5 secondi, la Motta, vediamo se ci prova Roberta da lì, ancora la Motta, deve provare a concludere, non lo fa, perde l'attimo giusto, dando la possibilità a Catania di ripartire ed ora dobbiamo nuotare bene e cercare di non perdere metri sulle nostre avversarie che si sono già catapultate dalla parte opposta. Tania Di Mario, siamo andate bene a posizionarci in chiusura. Tania Di Mario, pallone largo, posizione 1 per la Lombardo. Poi la conclusione da parte della Greenwood che viene murata. Si riparte da Divina Nigro, 2 minuti, 35 secondi. Cosenza recrimina e molto per una direzione arbitrale che crediamo non soddisfi al massimo il club di casa. Alessia Marani, 8 secondi, proviamo a concludere ragazze, proviamoci con Zoe Arancini che aveva trovato il varco giusto ma la traversa anche in questa circostanza dice di no alla Arancini, quanti legni da una parte e dall'altra, la Palmieri ha provato a sorprendere la Nigro, attenzione perché c'è stato un contatto tra Palmieri e Vitaliti, ad avere la peggio è stata la Palmieri, 1 minuto 59 secondi alla fine di questa partita, la Grillo per la Di Mario, pallone giocato dalle parti della Riccioli che è andata a concludere, pallone che viene smorzato. E il pubblico sta sentendo anche molto il match, del resto 6-6, 1 minuto 40 secondi alla fine di questa partita, tutti da vivere, siamo noi il vostro cronometro, Zoe Arancini, proviamo a sfondare il passaggio alle parti della Nicolai che non riesce ad arrivare sulla sfera, si allarga Carolina, viene fermata da Tania Di Mario che commette fallo su di lei, gioca a scarico per la Marani, mancano 7 secondi, tira Alessia, trova il coraggio per concludere, la Marani fuori! Pallone che ha fatto la barba al palo alla destra della Race. Time out richiesto dall'Orizzonte Catania ad 1 minuto e 22 secondi dalla fine del match 6-6, perfetta parità. Una gara che a livello di parziali ha visto nel primo quarto Catania imporsi 2-0, nel secondo quarto Cosenza imporsi 2-1, nuovamente Cosenza ad imporsi 3-2 nel terzo quarto ed ora nell'ultimo quarto il punteggio è di 1-1 per il 6-6 totale.
Forza ragazze, un ultimo sforzo, 1 minuto e 22 secondi, che possono davvero valere tanto, tantissimo. E lo ha capito Martina Miceli, che ha richiamato a sé le sue ragazze con un time out che prova a spezzare un ritmo, quello delle nostre ragazze, del nostro Sette Rosa, che sta di fatto mettendo in difficoltà Catania. La Di Mario, guardate che marcatura che abbiamo sulla Palmieri, non la molliamo un secondo. Del resto la Palmieri ha avuto pochi palloni giocabili. Attenzione ora alla conclusione, vincente della Greenwood che sorprende sul proprio palo. Divina Nigro ad 1 minuto e 2 secondi dalla fine del match. Catania ritorna davanti, 7-6, guardate come gridano le ragazze, concentrate sia l'una che le altre. 1 minuto e 2 secondi alla fine di una partita giocata in perfetto equilibrio sino alla fine. Al momento decide un gol della Greenwood, 7-6, la D'Amico per la Vitality. Nuovamente Agnese D'Amico, 18 secondi, Noemi Vitality, si chiudono, non ci danno la possibilità di concludere. Roberta Motta, su di lei c'è il fallo della Marletta, la Motta per la Vitality, abbiamo 9 secondi a nostra disposizione, vediamo se Noemi ci prova, non lo fa, un passaggio errato per la Marani, c'è il fallo, lo vede il direttore di gara della numero 12 Lombardo, che viene espulsa, superiorità e time out richiesto dal tecnico Andrea Posterivo a 39 secondi dalla fine del match. Tania Di Mario ha da colloquiare con le proprie compagne, sta provando a caricarle, noi invece ci riuniamo, una seduta doverosa a 39 secondi dalla fine di questa partita. Abbiamo 30 secondi da poter sfruttare al meglio per trovare il gol del pareggio. Abbiamo avuto la possibilità di poter vincerla questa partita, siamo anche andate in vantaggio solo in una circostanza, per il resto Catania è stata sempre davanti. Il gol del 6-5 firmato da Giussi Citino e poi la rete della Greenwood per giunta dal lato non buono, che ci vede sotto. Forza ragazze, abbiamo 23 secondi da gestire a 29 secondi alla fine del match. La Marani, la Vitality, Zoraccini, Laroncini, 7-7 a 23 secondi dalla fine, sull'asse Vitality e Arancini, troviamo il varco che ci dà la possibilità di ristabilire la parità, 7-7. La seconda rete di Zerancini vale al momento il gol del pareggio. 23 secondi dalla fine, andiamola ad attaccare lì nella loro zona, andiamoci a prendere un pallone a 18 secondi dalla fine, almeno proviamoci, quantomeno però limitiamole, perché va bene così anche un punticino. Tania Di Mario per la Grillo, 14 secondi a disposizione di Catania, contatto di Mario Citino, 10 secondi per le nostre avversarie. La Grillo, il pressing della Vitality, poi la Grillo all'indietro per la Di Mario, su di lei c'è il pressing della Citino che viene espulsa, 7 secondi a disposizione di Catania che può sfruttare una superiorità numerica. Attenzione perché lasciamo la Marletta sfondare, attenzione alla Marletta che perde il pallone, andiamo in pressing, finisce qui una grande partita e un grande punto. Quando si dice che un punto vale una vittoria, sì, quello di oggi vale una vittoria, al cospetto di una grande formazione contro, come Catania. 7-7 finale, una grande partita che ci ha visto fino alla fine giocare alla pari contro una delle squadre sicuramente migliori di questo campionato. Ed ora al rapporto le ragazze dell'Orizzonte Catania dal suo tecnico Martina Miceli,
che ha da urlare all'indirizzo delle proprie ragazze. Noi invece ci abbracciamo a testimonianza di come questo punto davvero valga oro, valga una vittoria. Andiamo a 7 punti in classifica, ma a livello di morale questo punto è importante perché ci dà la possibilità di capire che realmente possiamo recitare un ruolo importante tra le grandi. Finisce così 7-7, avete visto quelli che sono i risultati, avete visto anche la classifica. Cosenza che ritornerà a giocare in casa nel nuovo anno e lo farà perché al prossimo match il 10 gennaio contro Prato e poi giocheremo contro il Rapallo in casa e questo ci darà la possibilità di poter sfruttare nuovamente il turno casalingo. Bene, è tutto qui dalla piscina olimpionica di Campagnano. Risultato finale: Cosenza 7, Catania 7. Da Piero Bria è davvero tutto. Tra pochi secondi, la voce dei protagonisti. Con Andrea Posserivo commentiamo questo pareggio del nostro Sette Rosa al cospetto di una delle squadre più titolate d'Italia. Oggi è stata una dimostrazione di forza. Eravamo concentrate, eravamo tenaci in acqua e fino alla fine ci siamo giocati questa partita. Sì, devo fare complimento alle ragazze perché hanno tenuto, hanno dato secondo me un'altra prestazione di carattere. Quando riusciremo a dare oltre al carattere anche un po' di qualità, questo è un gruppo che potrà fare sicuramente strada. Per adesso ci prendiamo questo punto importante contro l'Orizzonte, sicuramente in acqua c'era tanta classe da parte loro, da parte nostra c'è stata tanta determinazione, penso che il pareggio poi alla fine possa essere il risultato più giusto. È stata una partita molto, molto aperta, a tratti anche molto fisica, secondo me ben diretta da Gomez e da Barletta. Un messaggio chiaro alle pretendenti alla salvezza: la città di Cosenza to be seeder c'è, lo sta dimostrando anche contro le grandi e vuole assolutamente la salvezza. Sì, noi vogliamo assolutamente la salvezza, che passerà fondamentalmente da prestazioni tipo queste, ma io oggi non voglio dimenticare la prestazione di questa squadra in quel di Rapallo, la prestazione a Bogliasco. In quelle situazioni il risultato non ci ha visto, non ci ha premiato. Oggi ci siamo presi un punto importante, ma la prestazione di queste ragazze è stata costante dall'inizio dell'anno. È chiaro che non venendo i risultati c'era molta tensione in tutto quanto l'ambiente. Oggi, ripeto, siamo stati bravi, siamo stati lucidi, non venivamo da un periodo semplice perché abbiamo recuperato sia Zaffina che Gil e non lo abbiamo detto gli ultimi due giorni. E quindi devo fare un plauso alle ragazze che sono scese in acqua oggi, a quelle che in questo turno non sono state convocate perché sono sempre presenti a incitare insieme alle compagne, e l'urlo di inizio partita ne è la dimostrazione. Tu sei soddisfatto della direzione arbitrale, il pubblico invece ha vissuto questa partita con un pathos incredibile e alla fine ha protestato molto proprio per alcune decisioni arbitrali. Sì, ma nella pallanuoto ci stanno, molte cose non si vedono. Chi è magari, lasciatemi passare il termine, del mestiere, determinate situazioni le vede anche senza che si verificano, quindi una trattenuta che dagli spalti potrebbe sembrare eclatante, magari in realtà non c'è stata. Io sono dell'avviso che non possiamo lamentarci di una direzione arbitrale come quella di Gomez e di Barletta, che è stata secondo me molto equilibrata. Se hanno commesso errori assolutamente in buona fede, sia da una parte che dall'altra, quindi poi alla fine eventuali situazioni particolari si sono andate a compensare. Un punto che vale, Andrea, come una vittoria, ultima domanda e ti lasciamo libero, un punto dicevamo che vale come una vittoria e che alla fine potrebbe davvero incidere molto sul nostro percorso. Un punto che vale come un punto, perché se avessimo vinto avevamo due punti in più. A parte la battuta, a me è piaciuta molto la prestazione delle ragazze e questo è un altro tassello nel cammino verso la salvezza.
Poi il campionato è lungo, adesso ci aspetta nuovamente questa pausa, poi andremo a giocare a Prato, un campo difficile ma non impossibile, quindi dovremo provare a fare la nostra partita. Io sono fiducioso per la prestazione di oggi, che dà continuità al lavoro che abbiamo fatto da inizio dell'anno, e poi l'ultimo mese e mezzo eravamo a zero, adesso siamo a 7 punti, sicuramente si passa un Natale un pochino più sereno. E chiudiamo proprio con gli auguri di Natale a tutti voi, il nostro Sette Rose e tutto il movimento pallanuotistico cosentino. Io faccio gli auguri a voi, faccio gli auguri agli sportivi cosentini, faccio gli auguri anche